Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, Petronico, sono in studio della serie di Robit. Oggi con questa prodotta Privileged Rappers di Drake e 21 Savage dall'album Air Loss. I produttori in questo caso non me li ricordo, aprirò molto velocemente. Sono Erland Beat, Gent, Lil Yori e Noah Forty Shabib. Quindi cominciamo subito. Come prima cosa abbiamo l'utilizzo di questo sample, The Ballad of the Fallen Soldier di Isley Brothers, che suona in questo modo. Non ve lo faccio sentire senza effetti perché sennò prendo un copyright enorme, anche perché non è stato pitchato, quindi ho dovuto solo stretcharlo. L'ho stretchato a mano perché con i BPM non andava tanto in fit con la griglia. Ho tagliato questa parte qui, quindi la seconda parte della intro, e poi ho tagliato quest'altra parte qua, per il semplice fatto che in questa parte qui c'è questo white noise di sottofondo che nel pezzo originale non c'è, e quindi ho tagliato questa parte dalla prima parte di intro e l'ho swappata e basta, quindi l'ho sostituita. Ho applicato un sacco di effetti perché originariamente non era così, quindi è super importante applicare, vabbè, una compressione nemmeno troppo. Però abbiamo un isotope vinyl con questi due effetti: uno è il warp depth che ci aggiunge un po' di wobble, e l'altro è il wear che aggiunge un po' di darkness, va a chiudere un po' il sample. Poi abbiamo un classico RC20, questo preset qui, un piano centric, questo mi aiuta a dare un po' più di wideness, un po' più di larghezza al sample, e aggiunge un po' di treble, un po' di mid. Poi ho utilizzato sempre sto beat crusher super figo, questo lo uso sia sulle mie tracce che in queste robe qui, perché credo loro facciano la stessa cosa quando vanno a prendere dei sample, usano un po' di sampling, magari lo fanno tramite Edison e non tramite questi plugin, però comunque vanno sempre a resampolare i sample andando a togliere frequenze. Quindi in questo modo noi passiamo da 44.1000 Hz a più o meno 7500, e quindi il sample diventa un po' più scuro e si perdono un bel po' di frequenze alte, e quindi si ottiene quel classico sound un po' sporco da vinile, ovviamente per rendere il sample più di atmosfera, più di background. Poi abbiamo un guitar rig con questo preset. Sono entrato a un volume abbastanza basso perché sennò se entriamo a un volume troppo alto gracchia tutto. Faccio sentire un po' gli effetti uno alla volta se riesco. Quindi abbiamo l'isotope vinyl che fa sta roba così. Super importante il wear, come potete sentire diventa un po' più chiaro se lo vado a togliere. Poi RC20, aggiunge sto digital così, manco mi ricordavo di averlo messo. Poi abbiamo un po' di GV piano centric, va a allargare un po', e poi il decimort che chiude tutto così. Guitar rig, quindi senza così, buono così, e infine un po' di equalizzazione sulle basse. Come sempre si sta utilizzando la scala Lydian. Drake è super fanatico di sta scala perché c'ha sto feeling molto dreamy, sposa perfettamente con la sua rappata. Quindi abbiamo questi tre accordi. Inizialmente abbiamo F major 7, siamo in F Lydian, e poi questi altri due accordi, settimo e secondo accordo della scala, abbiamo E minor 7 e G major. Qui in mezzo c'è questa top melody che sfrutta principalmente la quinta, quinta diminuita, terza, sus 2 e settima. Suonerebbe così sul piano. L'unica modifica che hanno fatto sul sample, anche per evitare di rendere l'arrangiamento troppo noioso, hanno messo sta modulation del volume. In poche parole, il volume è sempre basso tranne che sul terzo beat. Quindi vanno anche un po' a enfatizzare il colpo di kick iniziale e il colpo di snare. Sembra come se ci fosse una specie di sidechain tra 808 e melodia. Poi abbiamo la drums, come sempre la drums in questi beat americani è super super simple, quindi abbiamo un clap snare sul terzo beat, che va switchato con quest'altro sample a volte. Questo sample un po' più dark, più old school. E hi-hat classici di step con un roll e basta. Quindi tutto dritto. Poi abbiamo un kick tipo ghost kick, perché in realtà sembra come se fosse integrato all'interno del sample, ma non c'è nel sample originale, quindi è molto probabile che abbiano aggiunto loro un kick di sottofondo. Ho utilizzato questo sample e l'ho fatto diventare così, quindi ci ho messo un decapitator che mi dà un po' di saturazione e mi aumenta un po' il corpo del kick. Piccolissimo reverbero, un'equalizzazione super importante su basse alte, e ho tolto un po' di attacco col transient processor, quindi alla fine ho sto kick così. Pattern abbastanza semplice, quindi un colpo sul primo beat, uno sull'off beat tra il secondo e il terzo, e poi il classico doppio kick, quarto beat e sull'off beat subito dopo. Poi abbiamo un altro colpo sull'off beat tra il primo e il secondo beat della seconda barra, e un altro kick, questo è quello un po' più particolare perché si usa raramente, che va a finire tra il secondo e il terzo beat della seconda barra, e il tutto si ripete per tutto il beat praticamente. Sto kick è sempre lì di sottofondo che dà un po' più di ritmo al sample. E poi abbiamo le due hit, classico spins, ho messo sopra un po' di effetti, principalmente un Saturn e un clipper per renderlo più squasciato.
Quindi ottenere sto suono così, se no era... In realtà ho modificato anche un po' l'EQ, se non sbaglio. Ho fatto sta stronzata qui di modificare l'EQ, che gli dà un po' più di alte, forse. E come potete vedere mi squoscia già un po' il volume. E quindi c'ha sta attacco bello ignorante. Suona solo la root note degli accordi. Quindi abbiamo F e G. Il pattern cambia abbastanza ed è così. Come potete vedere è abbastanza semplice, colpo sul primo beat, colpo sul quarto, nella terza barra poi colpo sul primo beat, colpo sul quarto e viene aggiunto sto colpo in mezzo tra il secondo e il terzo beat, e poi sulla quarta barra classico colpo sul secondo beat e sull'off beat tra il terzo e il quarto. Il tutto si ripete per praticamente 16 barre, solo che in alcuni punti viene aggiunto sto colpo in più sul quarto beat della seconda barra, viene aggiunto anche questo colpo qui che va a doppiare il colpo sul quarto beat, e in alcune parti questo colpo qui viene spostato avanti, quindi invece di finire sull'off beat finisce sul quarto beat, principalmente in questa parte qui. Quindi tutto il beat alla fine suona così. Comunque adesso non voglio essere pignolo, però ho mixato pure abbastanza male il pezzo originale. Cioè non è che ha mixato proprio male, però c'è il sample, c'ha troppe basse, va in contrasto con il sample di 2-8. Poi ovvio non ci si fa caso, però comunque è un po' fastidioso. Fine per la intro, hanno aggiunto un pad, ho preso un classico Jupiter pad da Omnisphere e ho risuonato gli accordi. Quindi il preset è questo, GP08 Classic Warm Jupiter. Applicato sopra un po' di chorus, un po' di RC20, un po' di headset top vinyl anche in sto caso. Sound shift per aggiungere un po' più di basse e fab filter classico EQ per tagliare basse e alte. Come stavo dicendo risuona gli accordi, quindi suona così. E l'hanno messo solo nell'outro, quindi alla fine per chiudere fanno sta roba così. Questo era tutto per il beat di Privileged Rappers. Come sempre vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi se il video vi è piaciuto. In descrizione trovate il link al Patreon per supportarmi, scaricare questo FLP, scaricare sempre pack e vedere i video aggiuntivi. Beatster, se volete supportarmi acquistando i miei beat o drum kit, e Instagram se volete seguirmi per tutti gli aggiornamenti. Bella, al prossimo video.